Probabilmente il più famoso gruppo beat italiano, il quartetto modenese fu per i giovani italiani la risposta nostrana ai Beatles. Stiamo parlando dell'Equipe 84, la storia. Una lunga serie di singoli di successo tra il 1966 e il 1969, con alcuni classici come Io in mente te, Auschwitz, Big Bang. Tutta mia la città, 29 settembre. Il gruppo, lo ricordiamo, ha chiuso i festeggiamenti civili in onore della Madonna del Carmine a Murano Calabro. Noi siamo felicissimi questa sera. La festa della Madonna del Carmelo è una festa importantissima per noi moranesi. La Madonna del Carmine è un momento di incontro, di grande aggregazione, è un momento di grande emozione. E poterla festeggiare questa sera con questo gruppo importante ci riempie di orgoglio. Sì, l'Equipe 84 è un gruppo storico che ha regalato tante canzoni indimenticabili. Due ore coinvolgendo il pubblico del piccolo borgo e soprattutto tre generazioni. Riscalda gli occhi vedere quarantenni, sessantenni e diciottenni insieme sotto il palco a fare da coro alla band. Il gruppo ha omaggiato nel corso della serata gruppi storici del calibro di Nomadi, Camaleonti, i Rocks, il Giardino dei Semplici, gli Alunni del Sole, ma anche cantautori come De André, Battisti, Paolo Conte. Toccante l'omaggio della band a Franco Ceccarelli, chitarrista dell'Equipe 84, uno dei fondatori nel lontano 1962. E la pioggia che va e ritorna al sereno. È una band che è nata nel 62, a cui si è voluto dare un nome per dare un tocco di internazionalità alla band, e che vicino al nome Equipe ha messo 84. I giornali dell'epoca dicevano che poteva essere la somma degli anni dei componenti, qualche altro giornalista invece asseriva che avevate preso uno sponsor importante, lo Stock 84. Qual è la verità? Guarda, su questa verità faccio rispondere a Giulio, perché lui è il più anziano, quindi... Allora andiamo da Giulio a chiedere questa cosa. Allora Giulio, qual è la verità? Era la somma dei vostri anni oppure avevate preso questo sponsor importante? Guardi, è sicuramente la somma dei loro anni, non dei nostri. Noi non abbiamo 84 in 4, quindi... Ed è sicuramente la condizione più veritiera per quanto riguarda, diciamo, questo nome, che desse proprio l'idea di unione di più musicisti. Senti, come nasce una canzone che rimane poi nella storia come Tutta mia la città oppure insomma Io ho mente te? Allora, c'è da dire che a quei tempi sembra che vabbè, insomma, si prendevano canzoni straniere, si riadattavano, si faceva il testo in italiano. Tutta mia la città è una canzone inglese, poi tradotta dall'Equipe e fatta in italiano come tante altre canzoni. Io in mente te invece è una canzone loro, scritta da un paroliere per loro proprio. E perché rimane nel tempo? Io mi domando sempre perché le canzoni che fanno oggi non rimangono nel tempo. Allora, il motivo è quello, insomma, perché queste sono grandi canzoni, è la storia della musica, semplicemente questo. Non me lo so neanche spiegare, però insomma alla fine queste rimangono nel tempo, le suoniamo oggi, lo vedete voi, ci stanno ragazzi di 18-20 anni che le cantano insieme a noi, per cui insomma il motivo è che sono canzoni che rimangono nella storia, perché sono così, sono belle, belle canzoni.
Senti, questa sera una folla abbastanza eterogenea che cantava presso a Toni queste canzoni che hanno veramente segnato il tempo, cantavano ultra quarantenni ma anche ventenni, per cui quando il prodotto è buono vuol dire pesca insomma in tutte le età. Ma io devo dire che sono rimasto veramente allibito da questo pubblico bellissimo, compatto, unito e soprattutto volenteroso a far spettacolo con noi, perché poi noi diamo l'anima ma loro hanno dato quanto noi. Naturalmente le nostre canzoni sono poi quelle che sono rimaste nel cuore, come la dedica che abbiamo fatto ai vari gruppi Camaleonti, New Trolls, per rimembrare proprio quell'epoca, quella era bellissima e dove questa gente poi ha corrisposto allo stesso modo, perché non è che sì, è stato Equipe, però hanno anche applaudito quello che abbiamo fatto di questi gruppi che ancora oggi danno emozione, danno vibrazione nell'anima. Allora, abbiamo qua il batterista che si è divertito molto, noi lo guardavamo dietro le quinte, alla richiesta del pubblico del bis avete suonato una canzone splendida, mitica, è una cosa preparata o è uscita così? Ma quello diciamo fa parte un po' del repertorio e diciamo che è preparata proprio perché quando ce lo richiedono ci abbiamo sempre pronto qualche cosa di coerente con quel percorso che abbiamo fatto insomma. Assessore, scelta azzeccata questa volta la collaborazione con Benedetto Castriotta di Sinfonia. Sì, arrivo. L'unica persona che non ho visto cantare è l'assessore, che non ho visto cantare insieme a noi è l'assessore, però ha cantato. Beh, possiamo testimoniare noi che ve le ha cantate tutte. Ho cantato, ho ballato, mi sono divertita tantissimo. Adesso sono seduta non in quel caffè, ma sono seduta con l'Equipe 84, scusate se è poco. Io volevo soltanto dire una cosa, tornando al discorso delle belle canzoni. Ne parlavamo stasera, prima dello spettacolo. Io sono convinta che ci sono alcune canzoni che nascono sotto una stella giusta e poi contengono e rimane in queste canzoni questa scintilla di eternità che è trasversale, non ha tempo, per cui dai 10 agli 80 anni seduta in quel caffè va bene sempre. Siccome l'assessore gli è rimasta nella mente, adesso chiederemo noi naturalmente a Equipe 84 di chiudere questa intervista proprio cantando a cappella questo pezzo, almeno l'inizio di questa canzone che credo che conoscano tutti, persino Benedetto la canterà. Castriota, hai colpito nel segno ancora una volta, che cosa succederà con il comune di Morano? Cioè, vuol dire, sarà un matrimonio insomma, di lunga durata? Speriamo, questa comunque è stata un appuntamento importante, noi ci tenevamo a fare una bella figura. Insomma, spero che l'assessore sia rimasto soddisfatto. Le nostre tournée continuano per tutto il periodo estivo e poi si inizierà anche per quello invernale. E ci mettiamo tutta la nostra tenacia e la nostra professionalità nell'andare avanti. Allora, per chiudere io volevo chiedere una cosa comunque a Toni, perché prima nella prima domanda mi ha mandato da un'altra parte. Cantare i pezzi storici di tutti questi gruppi italiani che in quel periodo veramente riempivano, voglio dire, qualsiasi piazza, qualsiasi posto era veramente colmo di gente che cantava presso a loro. Che sensazioni dà? Allora, io la mia sensazione è quella di provare emozioni ogni sera, sia con un pubblico enorme, anche con un pubblico piccolo, nei posti più piccoli. È un'emozione ogni volta che noi siamo qui sul palco, ma l'emozione più forte, ecco, la devo al nostro maestro Franco Ceccarelli, che è quello poi che nei nostri tanti anni di esperienza è quello che ci ha dato veramente ancora un segno di vita, di come va, di come funziona lo spettacolo, di come funziona la canzone, di come bisogna comportarsi e di come bisogna trasmettere. E noi questo grazie glielo dobbiamo ancora oggi, perché portiamo avanti le canzoni dell'Equipe, le canzoni di quell'epoca, che non moriranno mai e quindi sarà sempre così, fino a quando vivremo anche noi. Anche perché fino a quando ci sarete voi, ci saremo noi.
Bene, su queste perle di saggezza io direi di avvicinarci un poco tutti insieme qua e con questa possibilità di avere con la possibilità di avere l'assessore a cantare con noi, Benedetto Castriota. Io direi di fare un balzo in avanti e dal 16 di luglio passare praticamente direttamente al 29 settembre e fare la prima strofa di questa bellissima canzone a chiudere l'intervista. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Guardavo il mondo che girava intorno a noi. Perché il bello della musica è che l'unica cosa che quando ti colpisce non fa male, anzi. Capire, mi trovai sotto braccio, lei stretto, come se non ci fosse che lei. Grandi.